Ciao a tutti e ciao a tutte le appassionate di make-up. Prime rughe, che cosa fare, come realizzare una base trucco che nasconda prima di tutto le rughe e che soprattutto non le metta in evidenza. È una domanda che mi sono posta, quindi ho cercato, mi sono informata, ho anche provato dei prodotti per capire appunto se potevano andare bene. Perché anche io non sono più giovanissima e comincio ad avere un po' di rughettine, di espressioni, soprattutto ai lati della bocca, e quindi voglio evitare che la ruga si veda ancora di più. Come fare per sembrare, diciamo, più giovani, per rendere la pelle più bella, più luminosa e soprattutto per minimizzare un pochino le rughe. E adesso ve lo faccio vedere subito all'interno di questo video. E inizio! La prima cosa che dovete fare prima di realizzare un make-up, perché qualunque make-up non risulterà mai se non fate questa operazione, è quella di applicare una crema idratante adatta al vostro tipo di pelle. Quindi se avete la pelle secca, utilizzate una crema molto idratante, oppure un siero, una crema anti-age, una crema specifica per il vostro tipo di pelle, perché a volte se magari non utilizzate la crema giusta e soprattutto non utilizzate prima di applicare il make-up, noterete che le rughette di espressione si notano molto molto di più. Provate a applicare prima una crema idratante, quindi coccolate, mi raccomando, la vostra pelle, perché proprio il segreto per mantenere una pelle giovane e luminosa è quella di dedicare un po' di tempo alla nostra pelle e di coccolarla, coccolarla tanto, naturalmente con i prodotti giusti. Visto che la crema ci mette un pochino a essere assorbita dalla pelle, quindi all'inizio vi potrà sembrare, soprattutto se è una crema per pelli secche, un po', forse un po' appiccicosa. Allora, per fare presto, soprattutto se avete poco tempo, potete picchiettare appena, quindi togliere un po' l'eccesso di crema dalla pelle, picchiettando la pelle appunto leggermente, mi raccomando, con una velina, un fazzoletto. Di solito, se non si è più giovanissime, si ha un po' di cuprous, cioè una serie di piccoli capillari rossi, soprattutto nella zona delle guance, ma anche un pochino attorno al naso. Però si possono avere anche qualche brufoletto, come ho io, un po' di brufoletti. La soluzione per poter nascondere tutto ciò che è rosso, quindi il rossore, i capillari, i brufoletti, è utilizzare un colore verde, perché sono colori complementari, e il verde applicato sul rosso lo annulla. Con un piccolo pennellino prelevo un po' di prodotto e lo applico sul brufoletto, o se no, ad esempio, sulla zona o nella zona dove c'è la cuprous, quindi c'è il rossore. Io ne ho un po' qui, attorno al naso, un po' di venuste. Se invece, intanto finisco, se invece avete ad esempio delle macchie dalla pelle, potete utilizzare un correttore aranciato, va bene anche quello per le occhiaie. Quindi qualcosa che tenga all'arancio. In questo modo, come potete già notare, il brufoletto si nota molto molto meno, quindi il rossore si nota decisamente molto meno. E con correttore aranciato potete scegliere o uno dei correttori della neve, quindi un arancio, e poi dipende naturalmente dal tipo di macchia che avete. Fatto questo, bisogna cominciare ad applicare il fondotinta, quindi a nascondere, a uniformare l'incarnato, a illuminarlo. Per quanto riguarda la scelta del fondotinta, chi ha insomma delle discromie tende a utilizzare un fondotinta molto coprente. In realtà, se avete delle piccole rughette di espressione, il fondotinta molto coprente è un fondotinta pesante, è un fondotinta che tende a migrare e spesso va a finire, indovinate un po', proprio lì nella rughetta. E quindi va a sottolinearla, si accumula proprio nella piega della rughetta e la rughetta si vede molto molto di più. Quindi la soluzione è quella di utilizzare un fondotinta o un prodotto molto leggero che è coprente, e adesso vi farò vedere come renderlo ancora più coprente, ma allo stesso tempo vi uniforma l'incarnato.
però non entra nella rughetta, o entra sicuramente molto molto meno. Vi faccio vedere alcuni prodotti. Naturalmente, come tipo di prodotto dovete scegliere un prodotto se avete la pelle secca idratante, quindi io vi consiglio sempre prodotti eco bio naturali, ce ne sono anche di molto economici ed efficaci. Mi piace tantissimo questo qui della Benicos, che è una BB cream, ma un ottimo prodotto è anche quello della Sobia, sempre una BB cream. Sono molto leggeri, molto coprenti, idratanti e vanno benissimo per le pelli non più giovani. E poi anche questo qui è molto leggero, dell'Avril, potete provare. E adesso vi faccio vedere, perché non ho mica detto che se utilizzate un prodotto, un fondotinta leggero, non sia coprente. Dipende da come, dal metodo di stesura di questo fondotinta. Come stenderlo? Per rendere una BB cream, un fondotinta leggero più coprente, ci sono dei trucchetti. Bisogna utilizzare le spugnette, vedrete che il prodotto sarà molto molto più coprente. Adesso ve lo farò vedere. E se utilizzate il pennello sarà coprente ma un po' meno, quindi a seconda di quello che dovete correggere, se lo avete più o meno coprente, scegliete voi il metodo di applicazione. E adesso voglio applicare questo qui, questa BB cream della Benicos, che costa pochissimo, se non mi ricordo mi sembra 7-8 euro, forse anche meno. L'ho finita tutta perché la adoro letteralmente e prendo una spugnettina, lavoro un po' e comincio a picchiettare il prodotto. Qui dove ho corretto picchietto, quindi applico e picchietto. Ci vuole il suo tempo ma il risultato è assicurato. Più corretto, quindi picchietto, per non portare via il prodotto, perché se voi applicate ad esempio il prodotto con le dita, diciamo qui ho ad esempio eliminato un brufoletto, avevo un brufoletto, vi rimane molto prodotto sulle dita e meno prodotto naturalmente, applicate meno prodotto sulla pelle e quindi il prodotto alla fine, il risultato sarà meno coprente. Se avete la pelle particolarmente secca, non utilizzate un fondotinta minerale in polvere libera perché tende a seccarla ulteriormente. Soprattutto utilizzatelo soprattutto se avete la pelle grassa. E poi a seconda anche delle stagioni, perché d'inverno forse è meglio utilizzare più un prodotto in crema ed estate un prodotto in polvere libera. Io almeno faccio così. Ecco fatto, questo è l'effetto. Potete applicare il prodotto anche col pennello, infatti qua è sicuramente un metodo di applicazione molto più veloce. Però è più coprente la spugnetta, sinceramente. Questo è il risultato, come potete vedere la pelle è molto molto più luminosa e sicuramente molto più uniforme. E di solito questi sono prodotti in crema, come potete vedere questo prodotto mi rende la pelle leggermente lucida perché ho la pelle comunque grassa. Bisogna fissarlo con un prodotto in polvere. Io utilizzo questo che è questa crema cipria della Benicos, molto molto leggera, eco bio naturale. Utilizzo questo pennellone qui, quindi una leggera proprio applicazione, quindi una cosa velocissima. Se avete la pelle mista e vi lucidate nella famosa zona T, cioè fronte e naso e mento, applicatela magari solo in questa zona qui, perché comunque la cipria, essendo un prodotto in polvere, fissa il fondotinta, però allo stesso tempo potrebbe entrare dentro la ruga e seccarvi la pelle se avete la pelle secca. Quindi o pochissimo prodotto o addirittura se avete la pelle secca non utilizzatelo. Questo è l'effetto finale, come potete vedere la pelle è molto più luminosa ed uniforme. Se vedete che il prodotto si è accumulato nella rughetta di espressione, che fare? Come bisogna intervenire? Potete utilizzare ad esempio una spugnetta, tenerla ad esempio in borsa, potete togliere con le dita questo prodotto, picchiettare, o se no con una spugnetta, serve meglio con la spugnetta, che riuscite molto molto meglio a togliere l'eccesso e così togliete quel prodotto, quell'accumulo di prodotto che purtroppo mi sottolinea la rughetta.
e la prossima volta invece vi parlerò delle rughette degli occhi e quindi quale tipo di correttore, di prodotto utilizzare attorno agli occhi per evitare di mettere ulteriormente in evidenza le rughette, quindi anche come fare a nasconderle. Ci vediamo la prossima volta, se vi è piaciuto il video mi raccomando non dimenticatevi di mettere un mi piace e date un'occhiata anche al mio canale, se vi piace per favore iscrivetevi, grazie mille, bacioni, alla prossima, ciao!